tipo alle 5 di pomeriggio dico, ok, alle 8 ma si apprende, sono pronta. Ma vado allo stadio. Dove fai tu? Allo stadio? Dove? No, tu non ci vai. Ti passo a prendere dopo. Ancora finisce la partita. Alle 11. Quando andiamo a cena? Alle 2. Possiamo iniziare, Cici? Non ci siamo. Sei ubriaca ancora da ieri? Vai, non ho bevuto. Questo lo dici tu. La finanza dice altro. Evviva! Siamo partiti? Siamo. Amo la socia. Partiti, benvenuti in questa nuova puntata di BU Chat Season 3 2020 COVID here. E siamo in compagnia di non ce ne frega niente e Cecilia Cantanararo. Va bene, ciao, come stai? Tutto bene. Bene, voi? Bene. Sì? Dimmi il tuo cognome, fammi lo spelling per favore. Lo vuoi? Sì. Tu lo vuoi? Io lo so benissimo, a spelling ment. Vai. Cantararo. Sì, as Cantananaro. Cantananaro. Va bene. Cantanarano. Cantarà. Cantararano. Cantararano, non è vero, non ci sono due R. Ma come fanno? Hanno mai sbagliato? Hanno mai detto giusto? Esatto. Te l'ho servita, sei simpaticissimo. Va bene, Cecilia, benvenuta. Siamo orgogliosi di averti. Anch'io. Io personalmente lo sono e mi piacerebbe fare una avremmo preferito nuda. No. Ma avremmo dirlo? Preferito, avremmo sì, poi tanto poi dopo bagnato lo sanno tutti, sanno come messo. Tutti avremmo preferito, bagnato. Esatto, avremmo dipende preferito. A che ora è il giorno. Dov'è quello con i grilli? No, quello lì. Oppure anche questo. Va bene. Dobbiamo, dalla regia ci dicono: non ti girare troppo di qua. Vai più in qua, così devo stare. Ok, allora io devo dire che sono contento di averti prima che sto demente qua mi interrompesse. Perché secondo me tu sei molto divertente. Sì? Sì. È la cosa più imbarazzante che possono dire a una persona divertente. Esatto. No, non è vero. Allora, va bene. No, allora, complimento, io ringrazio. Figurati. E mi piacciono molto i tuoi tasti, se posso. Che non sono miei, però va bene. I vostri complimento. I nostri tasti. I vostri. No, allora, io devo dire che lei, a differenza tua... È dai, simpatica. Inizia le frasi sempre così. Sa veramente far ridere la gente. È vero. Come ti senti adesso, Gabriele? Sbam! Più o meno come quando mi hanno portato... dallo psicologo. No, da però piccolo. Adesso io direi che da grande. Veramente se ti serve qualcuno a cui ispirarti, secondo me Cecilia è capace. Sì, 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 sì. Faccio ripetizioni. Di cosa? Di tutto. Di saper stare. No, di saper stare al mondo. Va bene, allora io partirei con la prima domanda per Cecilia, ovvero come hai iniziato questa tua carriera da comedist sui social? Allora, a caso, cioè se dovessi definirlo in un termine direi random, perché non era voluto, diciamo, non è che mi sono messa là e ho detto ok, adesso farò la TikToker influencer. È stato totalmente a caso, un giorno mi annoiavo, c'avevo la febbre, e ho fatto un video, il video è esploso e ho continuato. Però potrei farla boom. Più romantica se vuoi. No, 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 esattamente. Avevo questa passione fin da piccola, volevo fare l'influencer, avevo 8 anni e vidi Chiara Ferragni e allora decisi anch'io. Anche tu sarai, esatto. Infatti sarò è per quello nuova. Che ti sei fatta i capelli biondi, perché sì, puoi arrivarci vicino. È vero, e un po' somiglio. Hai mai sognato di avere una relazione con un non essere vivente? Devi sapere che adesso lui si è sentito preso sull'orgoglio, perché io ho detto che tu sei capace a far ridere con lui, e quindi lui deve adesso sta sfoggiando il suo repertorio più comunque, pesante. Comunque, no. Tu, Gabriele? Va bene. Tu, io sì. Tu? Sì. Quattro zampe o due zampe? Ma freddo, ma... tanto freddo o un po' freddo? Morto. Ok, dico, molto morto. Un po'. Va bene, ma passiamo a un altro argomento un po' più, come dire, fresco e divertente. Fresco, un freddo come... Esatto. Vai. Come quello che piace a me. Esatto. Quindi, la prossima domanda, la prossima domanda è, cosa fai nella vita? Oltre a spacciare. Ah, devo fare altro? No, beh, si guadagna bene a spacciare, dicono. Dicono? Ma sì, Gabriele sa qualcosa. Sì, com'è? Sposta pure a Milano per fare. Non è che perché se sono calabrese adesso... Vabbè, io sono romana di 100 celle, questo lo devo tagliare. Vengo sotto casa a chiederti il pizzo per continuare a fare i video su TikTok. Salve, proprio la posizione, vuole. Nella vita... ma che cazzo non lo so, crei quindi creo. Cioè non hai tipo non fai più l'università, non fai quelle cose normali dici ok sì appena finito il liceo mi sono iscritta all'università e lingue poi ho visto che non era il mio
cioè nel senso non, avevi non altri mi servi, characters, sì. No, non mi piaceva, visto che l'università dovrebbe piacerti particolarmente. Vero. E adesso ricomincerò, penso farò comunicazione e farò telematica, perché almeno riesco a seguire tutto quanto il lavoro. Quindi cosa vorrai fare da grande dopo questa laurea, oltre la disoccupata? L'ascensorista. Bello. Mi piacciono gli ascensori, perché perfetto. Scendono, salgono. Comunicazione serve a chiamare per dire che l'ascensore che funziona. No, guarda che l'ascensorista è un lavoro diverso da quello che stai pensando tu, eh. L'ascensorista sono sta nell'ascensore tutto il tempo, la spinge. Ah sì. No, io pensavo il tecnico dell'ascensore volevo ah fare. No, no, perché mi piace, cioè l'idea di aggiustarlo. Ma tu non preferiresti stare sempre in ascensore e dire a che piano vuole andare? Al quarto? Ce la porto io. Mio Dio. Vado al quarto. Ora voglio fare quello. Guarda che negli Stati Uniti ci sono un sacco di gente che vive negli ascensori e fa l'ascensore. Ma che vive negli ascensori? Cazzo, barboni negli ascensori. È vero. Allora, in alcuni, chiaramente soltanto nel weekend e in posti specifici con ascensori grandi, c'è uno che pigia i pulsanti dell'ascensore, sta nell'ascensore e lì sta. Mamma mia, pensa che ansia. Vorrei non ridere. Vabbè, scusate, quello che sta tutto il tempo nel bagno, invece? Vabbè, chi quello è? Che sta tutto il tempo nel bagno c'è in tutto il mondo. Dove? No, quale bagno? Nel bagno non ci sta nessuno. Allora, ci, sto io. Ci sono molti ristoranti o locali, vero, diciamo high end negli Stati Uniti, dove c'è uno che sta in bagno. Io sono andato a Capodanno. Che fa, te lava una... le mani? Che fa? No, ti, però ti passa le salviette, ti dà, fai ti così, lava il culo. Ti dà il sapone, ti mette il sapone, poi ti mette tutte le cremine. In quello delle donne non so cosa facciano, però in quello degli uomini. Se hai problemi alla prostata, ti dà il colluttorio, ti dà tutte queste robe qua. Ti sputa. Ti aiuta, ti dà dei consigli. E poi però, così, però alla fine se non ti se non gli dai la mancia si incazza. Ma cioè, sai, io devo pagare servizi per andare al bagno? No, no, tu puoi andare in bagno. Ok. Lui c'è. Però poi, se tu usi i suoi servizi, se tu, se tu usi i suoi servizi non gli dai due o tre dollaroni, lui si incazza. Io sono andato, ti sto dicendo, New Eve Day, non so come si dice. Il primo dell'anno. Esatto, a Londra, in questa discoteca, e sono andato in bagno e c'era questo signore. E tu dico, è occupato. Dice, no, c'era questo signore sul lavandino, aveva una serie di profumi. Sì, sì, sto scherzando, aveva una serie di profumi e di balsami per le mani. Lui era lì, così, rischiando la morte, perché qualsiasi persona poteva andare lì, picchiarlo e rubare tutti i profumi. Classico. Mentirei se dicessi che non mi è venuta la voglia di farlo. E però lui era lì, non ti chiedeva nulla. Se tu andavi da lui a dirgli, guarda, mi puoi dare il balsamo per le mani col pH un po'? A me fanno troppo ridere i parcheggiatori, che tu entri, parcheggi, dopo che hai parcheggiato si avvicinano per chiederti i soldi. Ma non me l'hai detto tu il parcheggio, ho parcheggiato io, perché vuoi i soldi? Voglio un'offerta lì. No, ma lui mentre stai parcheggiando si avvicina e fa, ma sto già parcheggiando, l'ho già trovato il parcheggio, me l'ho già messo, manca a metro. Perché? Ma quello è... No, perché ti ha fatto... Capito? Sì, ma tu stai già dentro, non serve, cioè è un parcheggio manco difficile, cioè dritto per dritto. Una ma tu guidi? Non io, però ho una madre che mi porta in giro e guida lei per me. Sì, perfetto. Sì. Ma tu guidi invece? Io? Tu non hai la patente, vero? Solo macchine rubate. No, ma tu hai la patente? Ha la patente? Chi l'ha data? Quanti punti ha la patente? Tutti? Te l'hanno data al supermercato. Se porti, esatto, se porti due amici in supermercato ti hanno i punti, sì, sì. Raddoppi. Ma io non ce l'ho due, sì, non ho mai capito dove sono segnati. Non ho due amici. Ma tu quindi non hai ancora la patente? Ma dobbiamo proprio sottolinearlo particolarmente. Ma la vuoi prendere? Sì, nella vita. Cioè, ci hai provato e ti hanno bocciato? No, proprio non ci ho neanche provato. Hai avuto altri problemi, cioè hai la borsa qua? No. Non hai la borsa. Perché ieri mi ha tirato vado in giro col libro della patente. Ah, stai studiando? No, sono due anni che vado in giro col libro della patente. Però dico, prima o poi mi avrò lo stimolo di studiare, no? Non ce l'ho, mai. Ma si usano ancora i libri per studiare? No, sì, però nel mio libro di patente, se tu lo apri, è pieno di disegni proprio sulle scritte, cioè che lo dovrò ricomprare, perché magari non avevo un quaderno dove scrivere, avevo bisogno di disegnare un coccodrillo. E quindi penna, disegno sul libro della patente, tanto si ricompra. Se vuoi posso risolverti io il problema di un posto dove fare i tuoi disegni. Ma hai dato un messaggio. Be you, no, scusa. Ah, posso leggere il messaggio? Scusa, cosa stavi pensando? Va bene. A proposito di Be You, qual è il tuo colore preferito di Be You? 4, 7. Cosa? Quello. Il mio è quello là. E che come? C'è scritto il tuo nome sopra? Perché questo è il tuo preferito? Perché fa schifo il cazzo. Perché rosa celeste e burino celeste. Ma tu sai la figata di quel diario lì qual è? Dimmela.
Prova a aprirlo. C'è lui nudo. Giralo nell'altro senso. Una foto nuda sua. Ok. Giralo ancora nell'altro senso. 360. Sì. Apri. Allora, aprilo, tienilo aperto e adesso flippalo di 180 gradi. Flippalo di 180 gradi. Io ho fatto il geometra, quindi è l'unica cosa che ho imparato. Flippalo, no? Di 180 gradi. Questo 180 è un angolo. Brava, un angolo, brava. Altri 90. Piatto. Altri 90 in senso antiorario. Cosa no. vedi? Una posizione sessuale. Probabilmente qui, guarda. Questo è un cuore. Ma dove? Merda, sto sentendo rincoglionito, ah, ragazzi. Ma allora, ragazzi, questo lo sapete benissimo voi, perché siete persone normali. È un cuore. Sbam! Ma sembra una... Sì, cioè quel test. Cuore, non vedi che è un cuore. Non frisbee, ho sbagliato il frisbee. Vabbè, comunque a te piace questa, perché? Perché è il mio. Perché io okay, ho questo. C'è un mio caro amico che ha fatto psicologia, no, all'università. C'è quel test che si chiama, non mi ricordo come, che tu apri le macchie, delle macchie, no? Strane che io ce l'ho sempre. A me l'hanno, l'hanno fatta anche a te. Una farfalla, pure se c'è proprio palesemente la sagoma di un assassino. Un comunque lupo. Volevo dirti che tu non hai quello. Non è quello lì. E qui scopriamo che sono del Tony. Praticamente il tuo è gamberi, prendi dietro gli adesivi. Sono palesemente del Tony. No, è quello giù. Lo riconosco. Ah, no. No, non è questo. Fammi vedere. Sì. No, no, non è neanche quello. Non è questo. È tutto quello dietro gli adesivi. Ragazzi. Senti, ma non per il c***o. Il suo è BU Meme. È questo. Volevo, ti presento, vabbè, il tuo, ti presento il tuo. Io ho capito che c'ho i problemi, però non è... Sono uguali, sì, sono proprio uguali. No, c'è solo un colore in più, c'è il giallo qua. Ho problemi? Ce li ho? Beh sì, c'è il giallo, il verde, il gradiente fatto in maniera Senti, diversa, l'adesivo di cose... è fatto diverso. Uno è più piccolo, uno è più grande, tra l'altro, non so se te ne sei accorta. Questo... Chi è che ha il microfono al contrario? Può essere io. Tu hai il microfono al contrario. Secondo quale? Perché devi guardare il cuore. Secondo me devi metterlo un po' più su. 180 gradi in senso no, su, su, su. No, 90 in senso. Così? Come se fosse sì. No, così deve essere. No, perché... così va benissimo. Dalla regia possono dare una mano. Tira verso a giù il microfono. C'è un diavolo che tira verso sotto. No, ma va bene, ma così. Anche le altre la vedete. Guarda, ti do il mio microfono, tieni. Grazie mille. Dammi il tuo microfono. A posto così. Oh, era fallato il mio. Esatto. Il mio piede è incastrato. No, ma è ancora al contrario, ragazzi. È vero. Ecco. Va bene, allora io direi che ne ho fatto un gran casino. Ma che state... Scusami. Vabbè, io posso pure tenere due. Ma poi il mio. Te la pinder culo, amica mia. Va bene. Ma perché lo tieni così? Non lo posso dire. Allora, devi avere la scrittina Mara Hans che guarda verso di te. Ma pure le ma altre. Tu devi sapere che lei così. Di microfono. Sei l'unica e speciale tu in questo te caso. Te ne intendi perché canti. Sì. E quindi sì, in cosa registri? Però il suo sassi. Microfono è così. Tu sei abituato ad averlo così il microfono. Eh sì, canto. Quando registri è così. O almeno è alto, non è? Infatti sembra un pipistrello. È perché lui insieme a BU ha anche una, diciamo, una società che cura le di gobbe. No, le gobbe, quindi lui ci mette così. Gobbe su misura, se hai bisogno di una gobba chiamaci. Vabbè, forza fortuna, no? Esatto. Toccarla, non averla. No, chi averla... c'ha la gobba è fortunato? Non credo, non so. Già che c'ha la gobba no, sei no secondo me non sei molto fortunato. Vabbè, vai. Fai una domanda. La domanda è... parlavamo di comedy e poi di... No, io ho una domanda. Poi di... Sei una dormigliona o una che dorme poco? No, dipende. Me lo levate da vicino? Prova a cambiare banco. Mi dà fastidio bagnato Lido. Sei stato tu? No, sono stato io. Non siamo stati noi. Che stai facendo? Sono. Dipende. Bella. Sono alta. E dipende dal periodo. Tipo, ultimamente dormo tantissimo. Penso di essere diventata narcolettica. Però. Che c'è? Ho letto un articolo su. Lì. Dove c'è scritto che dopo la quarantena c'è stato un effetto grotta. Sì, mamma così, mia. Che io avevo già prima, probabilmente. Io mi sento Shrek. Cioè... Perché dice che le persone sono meno.
propense lei ad uscire di casa perché si sono affezionati probabilmente. Tu l'hai notata questa cosa? Dalla faccia sembra sì, sì, però potrebbe essere anche un no perché non riesco a leggere la no. faccia. Esatto. Sarà stato il buongiorno del Carlino. Ma allora devo dire che è una cosa che speriamo sia transitoria. Transitoria, sì. Speriamo. Io sono pigra e non riesco a togliere questa cosa. No, io non sono pigra. Cioè dormo il giusto, quando mi sveglio sono sempre contenta, sono tutta iperattiva, che anche quello è un problema, eh. Cioè, anzi forse è più un problema essere iperattivi a volte. Droga si chiama. Sì. No, scherzo. Non dirò mia madre. Comunque dovete sapere che Gabriele in ogni puntata parla di droga. E questo ci fa riflettere. Io vorrei, chiedere una volta per tutte a Gabriele di raccontarci il perché di questo. Perché? Sì. Dillo, dai, dillo. Tanto non ci ascolta nessuno. Tranne il mio Siamo assistente tra al CERT. No, e, no, perché sono gli argomenti tabù che Vero. Tutti dicono: ah, non si può parlare di quello. No, e noi parliamo sempre di quello. Guarda, ti regalo, che, ti regalo come, no? Come protesta. Fai bene, giusto. Non fai bene. Ci sono quelli che si spogliano nudi. Cantare non promuove la droga. Subito. Si spogliano nudi, si mettono in piazza. Io faccio questa esterna. Ti metti nudo in piazza a drogarti. Cosa promuove Cecilia? Sai che non. Vabbè, non voglio dirlo perché poi sembra che lo dico apposta. No, ma allora non diciamolo. Posso, no, vabbè, me ne vanto. Io non ho mai provato una sigaretta in vita. Nemmeno io non Basta, provo. È finito. Be you. Messaggio sostenibile: non provatele nemmeno voi le sigarette che fanno male. Lo dice Gabriele Vagnato. E se lo dice una volta lui, senza sigarette, così fiorente. Esatto. Ho scoperto che una volta facevamo le pubblicità delle sigarette in TV. Oi. È una scoperta orribile. Adesso se convinci pure a comprarle, tipo. Ti arrestano, sì, probabilmente. Sì, esatto. Sì. Me ne Vabbè. Ricorderò sempre una anche della Marlboro con il cowboy. Il cavallo, esatto. Anche se io faccio questa esternazione politica sociale, la T di tabacchi è pubblicità. Basta, io c'ho questo che pensiero. Che vuol dire? Che secondo me è pubblicità. A che cosa? Cioè, sai, c'è quella legge che non si può pubblicizzare le cose tipo il gioco d'azzardo, non so se è vero. Stai dicendo una gran stronzata. Vabbè, ma vai no, avanti vero, col tuo discorso. Vabbè, più o meno. Io ti supporterò la, fino alla la fine per dirti poi io dopo ho questo pensiero che la T di tabacchi è pubblicità alle sigarette. E la P di parcheggio? È pubblicità al parcheggio. Pure parcheggio pubblicità. Oh, ah. E la C di coglione. Vabbè, continuiamo che mi sono messo in questo argomento. Però il punto è che la T sta per tabacchi e valori bollati. Sì. Quindi è la pubblicità al negozio, non è la pubblicità alle sigarette. Vabbè, io da piccolo pensavo che in drogheria non vendessero le spezie. Ma quello penso tutti, cioè io non credo che in questa stanza ci sia qualcuno che davvero pensava. Ma chi le compra le spezie? Tu mi hai sentito tua madre fa: vado a comprare il cumino. Ma che il curcuma? Ma non la usa la paprika. Che cosa non si usa? Va bene, allora Cecilia ci sta per raccontare in esclusiva mondiale il suo prossimo progetto professional comedings. Ma no, lei canta anche, ti ho detto. E singing. E singing in the rain. Allora... Per la prossima stagione ricordiamoci di incollare i microfoni. Esatto, esatto, non prendete microfoni, ho deciso di abolirli e canterò senza a cappella. Senza, sì, a cappella, esatto, senza voce, col muto. E progetti futuri ce ne sono molti, che alcuni andranno in porto probabilmente, alcuni probabilmente no, mi sto tenendo la maggior vaga, parte sto cercando no. di non perciò le il buco dell'ozono è bucato e per e le mucche vedremo. È grande bucato. Questo buco dell'ozono dov'è? Delle mucche nell'ozono no, adesso tu sei scienziato è figurativo il buco dell'ozono o c'è proprio? C'è, ma nel senso che è figurativo cioè non si ma vede a occhio nudo a occhio c'è. Nudo no no si c'è vede. c'è ma è un buco tipo c'è che ai bordi è proprio tondo tipo un buco c'è un contorno rosa con un po' di pizzo nel buco. Le stelle cadenti se tu le guardi lo guardi sembra un cuore, questo è il buco dell'ozono esattamente ispirato le stelle cadenti. Se tu le guardi al microscopio cadono. Fanno schifo oggettivamente, sono ma chi le guarda? Cioè chi è che dice ah San Lorenzo andiamo con i microscopi ma a parte guardare... il fatto che ragazzi non si chiamano microscopi è vero, si chiamano telescopi perché io ti ascolto io non lo so con mondo. Microscopio se tu guardi una stella cadente con il microscopio intanto cazzo non la vedi che cazzo
No, è vero, quindi tu guardi con questo telescopio e le, però sono bruttissime, non sono così belle come pensiamo noi. Sono delle cose. Comunque fa ridere se ci pensi. Immagino un gruppo di ragazzi con le coperte, va in campagna e con i microscopi. Cioè, no, poi i microscopi così, esatto. Bruttissimi, perché il telescopio già ci sta, fa molto. Dimmi un film, boh, il pieno del tesoro. Biancaneve sotto i nani. Ce l'avevano. Ce l'avevano. Mamma mia, incredibile. Ma dai, canzoni, la prossima. Da tanto che non ne fai uscire una. Ora arriva. Quanti anni fa è stata l'ultima? Che cavolo. L'anno scorso, ottobre l'anno scorso. Ma ti senti cresciuta dall'anno scorso? Cioè, ti senti più matura anche in scrittura? Sì, molto. Questa è una risposta seria. Sono cambiata un sacco. Se leggo le cose che scrivevo proprio io, magari testi pure un po' più introspettivi, riflessivi di un anno fa, cioè mi rendo conto che non dicevo nulla, cioè in senso ero veramente fuffa. Invece penso che ci sono i quarantenni che scrivono ancora così. Però in un anno ho avuto un po' di dispiacere, quindi ho qualcosa su cui scrivere. Prima non ero talmente candida come la neve, non avevo mai avuto una sofferenza, perciò scrivo solo cose troppo leggere, cioè la musica è veramente proprio leggera, ma non leggera, proprio che fluttua. A parte il percorso di crescita, esatto. Ma infatti meno male, piuttosto, cioè preferisco vedere che faccio schifo e ora meglio rispetto a vedere sempre uguale, perché vuol dire non c'è un miglioramento e non migliorerò mai, rimarrò come una e quindi andrò a fare ascensorista. Per ritornare al concerto. Quindi ascensorista, quindi tu vuoi aggiustare gli ascensori, non vuoi stare a pigiare i tasti? No, non voglio stare a pigiare i tasti, cioè è infelice. Non credo ci sia un grande business. E poi secondo me ti si consumano le dita. Cioè, sì, ho capito, ma guarda che è una bella responsabilità aggiustare gli ascensori, eh? Cioè non è bagigi. Ma io mi chiedo... Cioè se poi li aggiusti male... Capito. Però voglio prendermi questa responsabilità, sento di poterlo fare. Ti senti cresciuta? Sì, per questo vedo i miei test, ho detto ok, ora posso fare l'ascensorista. No, ascensorista capo, dai. Ascensorista apprendista. Apprendista, junior, che... si chiama in, no? Sì, head of ascensors, head juniors. Lifters. C'è pure una facoltà, si la Sapienza. Così. Sì? Sì, head of qualcosa. Ah, si chiama ascensor. Ascensorist. Ascensorist Junior. Science of Ascensors. E di cosa visto che hai detto adesso? Sì, devi più dirlo. O meno, il tema generale, generalistico. Cosa, di, della beh. Nuova canzone. Allora, la nuova canzone in realtà sono più nuove canzoni. Un e album. Dovrò scegliere. E un applauso per l'album in uscita! Tutto tranne l'applauso avete premuto, che sarebbe questo. Che casino. Okay. E sono più canzoni, quindi ognuna ha un tema diverso, devo un attimo decidere quali, però in linea di massima tematiche d'amore, riscatto sociale, riprendere in mano la propria vita, e l'accettazione di se stessi, il buco dello zoo, venuto dai palazzi, la droga, sono venuto dai palazzi, adesso... Spacco. No, sono una brutta persona. Sto pensando. Tipo, fai una canzone così per scherzo. Così. Tipo. Calcolo, ho scritto l'altro giorno un pezzo rap. Cioè, io che sembro Bambi. Che veramente Bambi. Ma non Bambi triste dopo che gli hanno ammazzato la madre prima. Ma cioè, Bambi immagini triste. Tipo Baglioni. Che canta, Baoni. 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 Che nelle sue canzoni è un Labrador. Bellissimo, Baoni. Baoni. Sì. Baioni che canta tipo adesso mi posso permettere le collane, prima mangiavo il latte intinto lo mangiava pietre. Il latte lui lo metteva tipo in freezer e lo mordeva sarebbe una rivisitazione assurda. Bellissimo. Ma perché le altre avete chiesto tipo, come risolvere i problemi con Crash? A me avete chiesto se voglio fare ascensorista, no, per capire, no, che vuoi fare, non abbiamo parlato dei problemi con Crash, abbiamo parlato, ma non lo so quali sono i tuoi problemi con Crash. Non ho Crash. No, che è pazzo, vabbè. Ma quali erano, cioè, quali sono stati storicamente i tuoi motivi di problematiche con Crash in generale? In generale? Perché tu non vai d'accordo con i maschi? Chi ti ha detto? Ma no, tu vai d'accordo con i maschi? Ma quando non vai d'accordo? Perché non vai d'accordo? Quando non vado d'accordo con i maschi... Perché non sono abbastanza maschi? No, ma che cosa? Chi ha detto che sei? Chi ha detto? Ha detto tu? Te meno? No, ha detto io. Abbiamo detto tu. Lui lo dice sempre che non è abbastanza maschio. Vorrebbe essere più maschio, Baniero. Baniero. Allora, Baniero. Come diceva un mio amico, devi rispondere a una domanda. Se sempre un cazzo del tuo amico, Baniero. Intervengo un attimo. No, mi sono chiuso il microfono adesso. Perché tu hai il mio adesso il microfono.
Basta, dopo questa non parlo più. No, comunque non lo dico. Non lo dici più? No, dico, raccontaci... i problemi con i maschi, stiamo parlando, esatto, della posta, cioè, del qual è cuore, tuo, nel dice, senso, cosa hanno, che problemi hanno i maschi in questo senso qua? No. Vogliamo saperlo. Che problemi hanno i maschi? Allora, col mio ex, con cui sono stata 4 anni, litigavamo perché io sono... una che quando è fidanzata vuole stare tanto insieme, molto, cioè tipo super coppia. una cozza sono una cozza, stavo per dire. Vagnato commenta in 3, 2, 1 cozza, esatto. No, vabbè, non così tanto, però ci vediamo spesso e lui mi dà buco per la partita, quindi odio le partite, cioè ogni volta so che c'è una partita soffro, mi fa male la pancia, mi vengono tutte macchie, sfoghi sulla schiena. Il tuo desiderio il 10 agosto era spero che muoiano tutti quei calciatori, spero che non facciano più le partite, ti giuro, ero disperata quando... E invece sono state tra le prime cose che sono ripartite. No, ora vi racconterò questo aneddoto, spero che lui lo ascolti e in tal caso datti fuoco. Era San Valentino. Mi dissocio. Era San Valentino, io che sono una pazza, quindi tipo da una settimana che avevo organizzato la cena perché San Valentino, i fiori, i cioccolatini, i peluche, ok, il giorno di San Valentino tipo alle 5 di pomeriggio dico ok, alle 8 ma si apprende, sono pronta. Ma vado allo stadio. Dove fai tu? Allo stadio. Dove? No, tu non ci vai. Ti passo a prendere dopo. Ancora finisce la partita alle 11. Quando andiamo a cena ai due? Ti giuro. Vabbè, e allora quella sera ho pensato bene di lasciarlo. Morire. E io ho detto: no, ora decidi o me o la partita. E lui sai cosa mi ha risposto? Lo volete sapere la risposta? No. Nella prossima puntata. No, te la dico in questa puntata, però con un po' di suspense. Mettimi qualcosa. No. O me o la partita, lui risponde: non farmi scegliere. Allora l'ho lasciato, si è presentato a luna di notte sotto casa mia con un mazzo di fiori con scritto perdonami tutte cose. Lo amo. Eh? E tu l'hai perdonato? Certo, sì. Perché ma sei una debole, ma sei una debole. Ma mi ha portato i fiori. Ma era tutto il suo, era il disegno, ma era questo. Ma non c'entra, l'aveva fatta apposta fin dall'inizio. Li aveva pagati almeno $12 Poi alla fine era venuto, però l'avevo lasciato malissimo. Sì, ma tu, male, sì, ma tu capisci che lui, sì, ma tu capisci che era tutto studiato. No, aspetta, lui sapeva benissimo, tu ti saresti incazzata. Aveva già comprati i fiori, Cecilia, lui di notte. Cecilia è arrabbiata, non me la immagino. No, infatti non se la immagino nessuno. Devi sentire questa. Lui era convinto che quando litigavamo vincesse la sua squadra, quindi dopo un po' di tempo che aveva sviluppato questo pensiero, il giorno della partita mi doveva fare rode, quindi la mattina magari mi dava tipo appuntamento, poi mi diceva all'ultimo e non veniva, oppure che ne so, gli scrivo no oggi sono un po' nervosa amore, era una stratega per far cadere per la quarta volta il microfono, comunque non dovevamo sottolineare forza. Non l'hanno visto tutti. Comunque tu eri con uno stavi con uno stratega, cazzo. Sì lui vabbè, ma aveva capito proprio il metodo. Sì. Va benissimo, dalla regia ci dicono. Fortunatamente non ce ne sono tanti di uomini così in giro. Vero. Sì? Non ce ne sono tanti. Ah, non ce ne sono. No, non siamo così intelligenti. Bene, ma io direi di salutare Gabriele Vagnato perché non ci serve a niente. Andiamo avanti io e te, che siamo molto, molto più divertenti. Secondo me, dalla regia mi dicono o lo cacci o lo cacciamo noi. Stacchiamo la luce, Marco. Mamma mia. Vero, guarda, io infatti guarda, ma piano piano me ne vado. No, ma perché sono mezz'ora. Bene, io ringrazierei i nostri ospiti, in particolare Cecilia. Di Gabriele non ce ne frega una sega. Anche questo è stato detto anche stavolta. Bene, ti auguriamo un futuro album di grandi successi. Grazie mille. Hai qualcosa da dire, Ceci? Assolutamente nulla. Dai, Ceci. Cosa vuoi che io dica? Qualcosa sulle droghe, sugli ascensori, no. Farmi scegliere no, le rose. Cioè, dai. Quella cosa lì. Cioè, sì, naturale. Come se l'avessi pensato tu. Ovviamente non dai, dillo. Cioè, sì. Tu sei, fai una raccomandazione ai ragazzi che devono andare a scuola adesso, dai. Vai, su quella telecamera lì. E poi ci salutiamo. Sto cercando di non insultare in alcun modo il sistema scolastico italiano. Sempre quella telecamera lì. Allora ragazzi, l'istruzione è la prima cosa, quindi ricordatevi, andate a scuola, lavatevi le mani, lavatevi dietro le orecchie, mangiate le verdure. Buona scuola con B.U. Yuhuuu! Tu le mangi le verdure? Io le mangio.